frammentazione probabilmente generalizzata a livello della Puglia centrale e in particolare verranno affrontate alcune problematiche riguardanti la storia alto-medievale, la storia alto-medievale che riguardo alla Puglia di Italia regionale in genere, soprattutto nei primi secoli dell'alto medievo, chiamiamo i secoli del tardo antico, si sovrappongono le denominazioni e le catalogazioni che vengono fatte, presentano non delle lacune a livello di fonti, Procopio o poco altro ci raccontano della storia della Puglia e dell'Italia meridionale nei secoli che vanno dal IV al VII d.C. E cosa conosciamo abbastanza profondamente? Abbiamo informazioni sulla guerra greco-gotica, questo conflitto che oppose i bizantini di Giustiniano ai goti di Totila e che si protrasse per circa 20 anni, dal 535 al 553-54 d.C., provocando anche i gravi problemi di epidemie, sappiamo anche di pesti che si vennero a purtroppo a propagare in questi anni di guerra feroce e spietata, una guerra che era stata innescata dall'idea di Giustiniano di poter ricomporre nuovamente l'unità dell'antico impero romano. Giustiniano da Bisanzio voleva naturalmente cercare di riprendere anche la parte occidentale dell'antico impero romano, così che potesse ricomporre questa unità. Un po' era un sogno quello di Giustiniano, un sogno che avrà breve durata, come dirà la storia, perché in realtà non i goti di Totila, bensì i longobardi metteranno poi i bastoni tra le ruote a questo progetto giustinianeo e in effetti dopo la morte di Giustiniano noi cominciamo già a avere notizie di una pressione, di un espansionismo che parte dall'Irpinia, dal Benevento, da parte dei Longobardi e che porterà poi questa particolare forza, questa etnia proveniente da Oltralpe, ma che in realtà si trovava in Campania, non perché, come spesso si è andato ripetendo, in virtù di stereotipi storici fossero giunti con delle migrazioni, no, in realtà erano dei mercenari che erano stati assoldati dall'esercito di Narsede. Narsede era un generale bizantino che si serviva di questa milizia longobarda durante la guerra contro i Longobardi. Dopo la fine della guerra greco-gotica, alcuni di questi longobardi che avevano prestato servizio come mercenari per i bizantini ebbero come soldo, per contraccambio, alcune terre della Campania, il Beneventano, soprattutto, laddove cominciarono a mettere radici. Delle radici che vennero poi a essere rimpolpate successivamente, nella seconda metà del VI secolo d.C., da schiere di longobardi che militavano negli eserciti franco-alemanni di Buccellino e Leutari, diciamo delle specie di avventurieri che provenendo anch'essi dal nord cercavano di incamerare i fertili terreni, i fertili territori dell'Italia meridionale e che appunto tra le loro schiere annoveravano anche parecchi longobardi. Quindi i longobardi della prima volta, quelli che avevano combattuto per conto di Narsede, per conto dei bizantini contro i Goti, i longobardi della seconda ora, potremmo dire quelli che erano scesi nell'Italia meridionale al seguito di Buccellino e Leutari, che si radicano, allignano nella Campania, nel Beneventano. E da lì poi inizia questo espansionismo che viene segnato dopo il 575 d.C. dall'istituzione ufficiale, potremmo dire, di un vero e proprio ducato longobardo di Benevento. Il primo duca fu Zottone, forse un po' noi lo ricordano, lo conoscono, il nome è abbastanza noto, e dopo di lui avremo Arechi soprattutto, che dal 590 al 640 d.C. darà un impulso notevole a questo espansionismo longobardo che inizialmente dalla Campania si estenderà nella
scendere lungo il tacco di Dalla, lungo la Puglia, e ovviamente in questo caso non potrà che scontrarsi con le pertinenze con i bizantini che avevano le loro pertinenze nella Puglia centro-meridionale, in Salento, soprattutto anche nella parte centrale della Puglia. E Ignazia, che ruolo svolge nell'ambito di questo periodo così magmatico sotto il profilo delle guerre, delle interrelazioni tra etnie, tra interessi politici? Svolge spesso un ruolo di città limitaria, di confine fra gli interessi dell'una e dell'altra parte, benché si può dire graviti per un certo periodo e anche abbastanza intensamente nell'orbita bizantina. Le indagini archeologiche che sono state compiute negli ultimi, ormai possiamo dire 10 anni, perché dal 2001 a oggi che si è protratto il progetto, di cui fra poco prende la ragione la professoressa Cassano, ecco, le indagini che si sono svolte ad Ignazia hanno sicuramente permesso di colmare un po' di queste lacune storiche che abbiamo riguardo ai secoli all'inizio dell'Alto Medioevo, diciamo. Grazie appunto alla tenacia, all'entusiasmo con cui la professoressa Cassano, che dirige il progetto Ignazio dallo scavo alla valorizzazione, ha potuto procedere in questo decennio, dando vita a una campagna di scavi che per durata e per intensità è la più lunga e la più importante anche per quanto riguarda l'aggiornamento scientifico con cui è stata portata avanti, l'interdisciplinarità con cui è stata portata avanti, la più importante di tutta la storia degli scavi di Ignazia. Ed è un tipo di intervento che non riguarda soltanto appunto lo scavo, soltanto l'acquisizione di informazioni di utilità archeologica, ma si propone anche di valorizzare attraverso tutta una serie di iniziative collaterali come le mostre, come le pubblicazioni, il frutto di queste ricerche intense e ovviamente moderne e scientificamente basate, di cui adesso vi parlerà la professoressa Cassano, che invito a prendere la parola. Io ringrazio Vito Bianchi, che si è occupato e continua ad occuparsi della storia di questa antica città di confine tra la Lucezia e la Messapia, quindi tra la Puglia centrale e la Puglia meridionale. E poi sono molto lieta di essere venuta qui all'Orazio Flacco, perché ci sono molti allievi del liceo che frequentano, hanno scavato a Ignazia, e qui c'è un gruppo che proprio quest'anno ha lavorato con i giovani ricercatori, con i laureati, con gli studenti dell'Università di Bari, i quali si sono, penso, perfettamente integrati. Loro mi diranno se questo è riuscito o no, però li ho visti particolarmente attenti e contenti di lavorare ad Ignazia. È un discorso che per alcuni di loro sarà facile, in quanto già sono entrati in questa dimensione, nella dimensione di questo antico centro messapico, possiamo dire, per la gran parte. Come diceva Vito Bianchi, l'Università degli Studi di Bari dal 2001 scava ad Ignazia con un progetto che abbiamo intitolato Progetto Ignazia dallo scavo alla valorizzazione, perché scavare senza studiare, senza rendere fruibile quello che si è scavato e quindi senza valorizzare il prodotto dei propri studi, sembra essere tutto inutile. Noi questo stiamo cercando di fare, sia pubblicando gli esiti delle nostre ricerche in riviste specialistiche specializzate, ma anche divulgando laddove possibile i risultati delle nostre ricerche. E questo cercherò di fare anche questa sera, perché l'importante è scrivere o riscrivere, più che riscrivere, in questo caso scrivere, perché di molte notizie non le avevamo, la storia di un centro antico. A
attraverso la ricerca archeologica, attraverso la lettura delle fonti, che è fondamentale, perché lo scavo, questo l'ho insegnato ai miei allievi, ma penso che anche i giovani del liceo l'abbiano appreso, scavare non è zappettare, non è fare Indiana Jones, è conoscere. E come si conosce il mondo antico? Attraverso la lettura delle fonti, soprattutto di ogni tipo, di terrarie, itinerarie, e poi cercando di capire il contesto entro cui si è sviluppata la storia di una città, come nel nostro caso. E grazie a una storia molto antica, molto lunga, il primo insediamento e il protostorico risale all'età del bronzo e quindi al XVI secolo avanti Cristo. Questo insediamento si trova proprio la prima parte proprio di questa città, che non è ancora città, questo insediamento si trova sull'Acropoli, che è una collina antropizzata, cioè non è naturale, è una collina che cresce con il tempo. E quindi l'insediamento protostorico lo abbiamo soprattutto sull'Acropoli e in altre zone della città. La città poi ha continuato a vivere soprattutto nel periodo messapico, che comprende una organizzazione dell'insediamento di abitato e necropoli. Gli insediamenti indigeni prevedono la necropoli legata all'abitato, quindi abbiamo case e tombe insieme. In realtà ad Ignazia non siamo riusciti a trovare, a rinvenire l'abitato, ma le tombe sì, la necropoli sì, ma soprattutto nella sua fase più tarda, di quarto, terzo secolo avanti Cristo. Ci sono delle tombe dipinte con degli affreschi che ricordano modelli greci di grande interesse. L'abitato invece è scomparso, la necropoli, come si suol dire, è più dura a morire, ci sono tutta una serie di elementi per cui la necropoli deve essere conservata, l'abitato viene distrutto, viene rifatto nel tempo. Alla fase messapica si fa risalire la prima fortificazione. La fortificazione, naturalmente, le fortificazioni devono difendere un abitato e quindi ci sono le lotte tra Taranto e le popolazioni messapiche, gli indigeni, quindi c'è tutta una situazione, adesso noi non parleremo di questo e quindi sorvolerò, però c'è questa fortificazione che viene realizzata alla fine del IV secolo, nella seconda metà del IV secolo e poi viene rinforzata nel III secolo avanti Cristo, proprio per racchiudere l'abitato di cui vi parlavo e la necropoli cui ho accennato. Ma ad Ignazia si sviluppa soprattutto la città romana, che viene impostata nel secondo secolo avanti Cristo con un impianto regolare di strade che abbiamo trovato recentemente e poi con tutta una serie di edifici civili imponenti, una piazza porticata, il foro che non abbiamo ancora individuato ma sappiamo dov'è, quindi sappiamo dove dovremo cercarlo, la basilica, il sacello delle divinità orientali, studiato proprio il dottor Bianchi, quindi una serie di grandi monumenti che occupano un periodo assai lungo, che va dal secondo secolo avanti Cristo fino al IV secolo dopo Cristo, con un forte momento edilizio legato alla politica di Traiano. Da Ignazia passa la strada, la via Traiana, che ricalca un percorso di viaggio più antico, e la strada che collegava Roma a Brindisi, era una variante dell'Appia, che viene appunto monumentalizzata, ritracciata dall'imperatore Traiano, che lascia il segno ad Ignazia con una serie di importanti monumenti che noi abbiamo rintracciato
sono delle calamità naturali, terremoto intorno alla metà del IV secolo, c'è un terremoto che sconvolge varie zone del Mediterraneo, e poi c'è una crisi di carattere amministrativo, con Costantino cambia la forma amministrativa dell'impero, e quindi abbiamo una concomitanza di elementi politici con calamità naturali, e ad Ignazia c'è un forte cambiamento. Che cosa succede? C'è una trasformazione. Intanto bisogna dire una cosa, che il porto ad Ignazia ha avuto sempre una forte valenza per i commerci. Questo porto continua ad aggregare anche dopo questo momento di crisi. Che cosa succede? Che la piazza Mercato, molto importante, viene trasformata, vengono creati laddove c'era lo spazio porticato realizzato da Traiano, vengono creati dei box dove appunto c'era lo stoccaggio delle merci, c'era l'arrivo delle merci che vengono dall'Oriente e poi quindi tutto ciò che serviva per fare mercato. Quindi c'è questa trasformazione, ma questa trasformazione non investe soltanto l'area portuale, investe un po' tutta la città. Da che cosa è determinato tutto questo? Abbiamo visto calamità naturale, trasformazioni di carattere amministrativo, ma l'impronta più forte la dà il vescovo. Il vescovo, la diocesi. Intorno alla metà del IV secolo c'è una forte cristianizzazione dell'area e nasce la diocesi. Come lo sappiamo adesso, vedremo i monumenti, viene creato un edificio di culto con il battistero annesso. Questo è nella seconda metà del IV secolo, questo è il più antico edificio di culto scoperto in Puglia. Quindi abbiamo questi elementi nuovi che appunto provengono dalla recente indagine. Il vescovo ha una forza straordinaria e occupa con la sua personalità, parlo del vescovo, della diocesi in generale, dalla metà del IV secolo fino alla fine del VI secolo, quando noi conosciamo proprio la forza di questa diocesi. Poi ci saranno degli spostamenti, come vedremo. Addirittura agli inizi del VI secolo il vescovo di Ignazia firma gli atti dei sinodi romani, i concili, gli incontri che adesso avvengono, del 501 e del 502, si firma Rufensius Egnatinus, cioè vescovo di Ignazia. Ed è molto importante anche perché negli atti del 501, mi pare, compare al 35° posto. Naturalmente vengono i vescovi più importanti di lui prima. Invece negli atti del 502 è andato avanti intorno al 15° posto, quindi è un vescovo che ha sempre più importanza, e questo lo si vede nella trasformazione della città. La città diventa un'altra, la città cambia dal momento in cui c'è il vescovo, viene ridisegnato proprio l'impianto urbano. D'altronde sappiamo dalle fonti che la prerogativa del vescovo è quella di ridefinire i perimetri urbani e insieme di costruire i nuovi circuiti murari, che sono aspetti tipici della città bizantina del VI secolo. E questo di ridefinire il perimetro urbano e di creare la fortificazione è un fatto importante che noi abbiamo messo in chiaro proprio nelle ultime campagne di scavo. Che cosa ci dicono le fonti letterarie a proposito del vescovo? Le fonti letterarie del VI secolo, dell'età di Giustiniano. Giustiniano diventa imperatore nel 527, sappiamo. Il vescovo ha una grande forza, è una figura centrale proprio
nella gestione della città. Cioè la città la gestisce l'Ivescovo, prima erano i funzionari imperiali, adesso è l'Ivescovo che si occupa della gestione della città. I vescovi, dicono le fonti bizantine, gestiscono gli uffici che prima erano gestiti dai curiales, che erano i curiales, coloro che provvedevano alla raccolta delle imposte. E qui è riferimento a nonario, quindi avevano un compito ben preciso, ed era un compito dei funzionari imperiali. Sappiamo poi, da un'epistola di Gregorio Magno al vescovo di Castrum Miseni, un'epistola del 599, quindi siamo proprio in scadenza del VI secolo, sappiamo attraverso questa epistola dei procedimenti amministrativi che risiedono alla costruzione di un insediamento fortificato, e questo ha a che fare con il castrum, con la fortificazione degli Ignazi. Per fare questo, al vescovo il finanziamento derivava direttamente dall'amministrazione papale, che riscuoteva le tasse per conto dell'autorità imperiale. Quindi l'imperatore passava al papa, il papa lo passa direttamente al vescovo. Il vescovo gestisce questi fondi, quindi abbiamo proprio questa storia incredibile. Il vescovo inoltre, sono sempre le fonti, diciamo, di questo, è garante dell'amministrazione delle opere pubbliche, opera pubblica, dicono le fonti, e della corretta gestione dei fondi nella loro realizzazione. Quindi tutto è messo nelle mani del vescovo, che deve curare questa gestione. D'altronde sappiamo che il vescovo è manager delle opere pubbliche. A Canosa, Sabino, un vescovo famoso del tempo di Cufenza, forse appena un po' più tardo, Sabino ha una sua figurina, cioè una sua fabbrica di mattoni, e con quei mattoni si costruiscono gli edifici. Quindi il vescovo ha questa forza, questo potere che gli viene dato dall'autorità papale, ma soprattutto dall'autorità imperiale. Questo è un po' il discorso di base. Quindi Ignazia nel VI secolo e a fine IV e VI secolo è importante perché è il vescovo che la rende tale, e vedremo adesso le opere di questo vescovo. Quindi io da prima vi farò vedere un po' quello che avviene in questo periodo, dalla seconda metà del IV al VI, e poi ci riferiremo direttamente alla fortificazione, che è una fortificazione bizantina, e di questo parleremo tra poco. E poi infine un breve sguardo al territorio, dove le caratteristiche sono ancora bizantine, ma un bizantino che va avanti nel tempo, che non è soltanto il VI secolo, con qualche presenza longobarda. Ecco, questa è Ignazia, vedete, questa è la città che definiamo bassa. In realtà noi abbiamo una strada che attraversa la città, questa è una strada molto percorsa durante l'estate, la strada del mare, ci sono lì bellissimi perché è uno dei mari più belli della Puglia. Questa strada attraverso la città la divisa in due, quindi ha distrutto tutto il tessuto connettivo tra le due parti. Questa è l'Acropoli, di cui vi parlavo prima, dove c'è l'insediamento già dell'età del bronzo e dove c'è la fortificazione bizantina. Ormai la dobbiamo chiamare bizantina, perché siamo quasi certi, si tratta di una fortificazione bizantina. Questa è la città bassa che è stata scavata a cominciare dagli inizi del Novecento. Scavata naturalmente secondo le tecniche del tempo, per cui molti dati si sono perduti. Noi abbiamo cercato sulla base dei dati preesistenti
aperti, di scavare laddove era ancora possibile, dove non era stato intaccato il tessuto, e quindi abbiamo una serie di dati nuovi che ci consentono di capire anche quelli pregressi. Una città molto grande, poco scavata, scavata mi pare 14.000 metri quadri, noi ne abbiamo scavati 4.000 in 10 anni, quindi una città che aveva una grande estensione, ci sono tutti questi terreni attorno che sono vincolati ma non espropriati, quindi quando ci sarà possibile a chi verrà dopo di noi, si potrà cercare di capire ancora di più di questa città. Ecco, qui vedete meglio che nella foto, questa è la zona della città bassa, questa è la via Traiana che attraversava la città, questa è la via moderna, questa è l'Acropoli e questa è una zona che è stata intercettata, possiamo dire, di recente in maniera del tutto casuale. In questa zona, che è al di sotto dell'Acropoli, quindi qui c'è il porto di Ignazia, il porto antico di Ignazia, in questa zona dovrebbe, non so se usare il condizionale oppure il perfetto, essere costruito un lido. Chiaramente a un certo punto ci hanno chiamato, hanno detto vedete, facciamo messaggi, vediamo se c'è qualcosa. E in realtà non c'è qualcosa, c'è moltissimo. C'è parte della città, questo, cioè, questo è il circuito murario. Messapico, quindi questa è la città antica di Ignazia. Si vuole costruire un lido nella città antica. Questi sono tutti, ed è, non è neanche aggiornata la pianta perché è completamente ricca di monumenti di una grande importanza. Non sappiamo come andrà a finire la storia. Se costruiranno il lido, non credo che sia possibile allo stato attuale delle cose, ma comunque sarebbe una grave perdita, perché è la città, sì, sparirebbe una parte della città di Ignazia. Questa è l'Acropoli invece, questo è il cosiddetto castrum, questa è la fortificazione bizantina che la circonda, quindi sul mare, e poi qui c'era un tempio classico di cui poi parleremo. Questi sono i saggi di scavo che noi abbiamo fatto nel corso di questi anni e ci sono delle nuove acquisizioni. Le diocesi di età tardo-antica in Puglia, giusto per dare al vescovo quello che è del vescovo, cioè non soltanto a Ignazia, Gnatia, Latina, quella di Orazio, ma poi ci sono tutte le altre diocesi della Puglia, quindi la Puglia era ricca di diocesi. La diocesi succede al municipium romano, quindi ha un valore amministrativo molto importante. Abbiamo detto che intorno alla metà del IV secolo, nella seconda metà del IV secolo, viene costruita la basilica episcopale, che noi datiamo nella seconda metà del IV secolo perché abbiamo rinvenuto delle monete. Le monete, qui ve ne faccio vedere solo alcune, di Valentiniano I, 364-367, quindi siamo nella seconda metà del IV secolo, e l'altra, sempre di Valentiniano, che arriva al 375. Tutto questo è stato trovato al di sotto della basilica, per cui la basilica la datiamo perfettamente, naturalmente non solo in base alle monete ma anche in base alla ceramica che si trovava insieme. Ancora questa, sempre per il primo impianto, è molto interessante questa moneta che è coniata da Onorio, voi sapete Onorio Arcadio, Onorio in Occidente, Arcadio in Oriente. Onorio fa coniare questa moneta per il fratello Arcadio a
Augusto a Costantinopoli, quindi è un pezzo veramente notevole questo. Anche questo è stato trovato al di sotto della basilica. La basilica era una basilica a pianta longitudinale, era coronata da un'abside e qui c'era il battistero con tutti gli annessi, per cui quando c'è il battistero la basilica è una basilica episcopale, perché il vescovo non solo per il battesimo ma anche per la cresima, che probabilmente veniva amministrata in quest'altro luogo, il consignatorium. Nella seconda metà del V secolo costruiscono una basilica, cioè ingrandiscono questa basilica. Vuol dire che c'è un incremento probabilmente di fedeli, c'è la necessità di ingrandirsi, di rendere più bella la prima basilica. E tra i materiali che noi abbiamo trovato al di sotto di questa nuova pavimentazione che viene realizzata, abbiamo trovato questa straordinaria testa che viene da un monumento antico di Egnazia, che è usato come frammento lapideo perché è completamente levigata nella parte posteriore, noi l'abbiamo trovata capovolta, quindi era una pietra, non aveva più nessuna importanza. Ecco, questo è un fenomeno molto interessante, che non si dava nessuna importanza più a questo pezzo, che è un pezzo databile tra il primo avanti e il primo dopo Cristo, ma non sappiamo neanche con precisione perché è avanzato dal contesto. Questa è la bellissima testa. Ecco, che cosa succede? Questa seconda basilica, anche questa la possiamo datare perché abbiamo trovato, ci vuole un po' di fortuna in archeologia e non l'abbiamo avuta, una moneta dell'imperatore Leone, 457-474, quindi sappiamo, conosciamo il momento in cui questa basilica è stata ingrandita. Ingrandita e pavimentata con un mosaico di cui conosciamo i modelli anche in altre città della Puglia. Questa è una ricostruzione della basilica, voi avete visto prima la pianta, adesso vedete appunto come doveva essere nell'alzato, e questa sempre una ipotesi di ricostruzione che non è virtuale, così non è stata realizzata la ricostruzione in maniera fantasiosa, ma sui dati obiettivi di scavo. Che cosa succede? Naturalmente insieme agli edifici di culto noi abbiamo tutto un tessuto connettivo. Se il vescovo può realizzare degli edifici così imponenti, vuol dire che la città era ricca. E perché era ricca? Perché sfrutta il territorio circostante, naturalmente che ha un forte valore agricolo, e poi commercia con il Mediterraneo. Che cosa arriva dall'Africa e dall'Oriente? Anfore, sigillata e tipo di materiale ceramico con cui si facevano i piatti, e poi ceramica comune, arriva moltissimo dal Mediterraneo, da tutta l'area mediterranea. Arrivano vetri, tutti connotati in senso cristiano, moltissime le lucerne, qui vedete lucerne di produzione africana, cioè vengono realizzate in Africa e vengono acquistate poi dai cittadini di Egnazia, e più tardi vengono riprodotte localmente queste lucerne. Quindi c'è la produzione locale che si rifà al modello esportato. Tutti i segni cristologici che si trovano appunto a caratterizzare queste lucerne. Abbiamo detto che la città viene destrutturata intorno alla metà del IV secolo quando vengono costruite le basiliche. E una delle aree che viene appunto cambiata, ve l'ho detto prima, è la piazza porticata costruita da Traiano. In realtà quando abbiamo cominciato gli scavi si conosceva solo questa parte della piazza,
Perché quando fu scavata nei primi anni del secolo scorso, nei primi decenni del secolo scorso, intorno al 1913, era demaniale soltanto quest'area. Invece poi è stato messo a demanio tutto il resto e noi abbiamo potuto scavare il resto della piazza. Però abbiamo una serie di dati nuovi, cioè questa piazza è cambiata perché là dove c'erano i portici, qui si vede ancora il portico con le colonne, sono stati creati dei box per lo stoccaggio delle merci che arrivavano dal porto che è molto vicino a quest'area. In molti ambienti abbiamo trovato ancora i materiali che venivano acquistati, che venivano portati ad Egnazia dall'Oriente. Ecco la piazza, secondo questo era l'ingresso monumentale, ma qui tutto poi viene cambiato, vengono usati i pezzi della piazza, le colonne per fare le murature di questi ambienti, che erano degli ambienti appunto commerciali. Non sappiamo se alcuni di questi fossero anche ambienti dove vivevano i cittadini di Ignazio che si dedicavano a queste attività, questo non lo sappiamo ancora, perché poi bisognerà continuare a scavare in quest'area. Che cosa facevano anche i cittadini di Ignazio della seconda metà del IV secolo? Si dedicavano ad una serie di attività, una di queste era la pesca. In mare, moltissimi aghi per risarcire le reti sono stati trovati, gli aghi da pesca, quindi è un'attività documentata. Però sono stati trovati moltissimi elementi caratterizzati in senso cristiano, e in questi ambienti sono stati trovati appunto questi pendenti con la raffigurazione del crismon, segno del Cristo da Costantino in poi. Ecco, questi sono i piatti insigillati di cui vi parlavo prima, contrassegnati con i segni della croce, quindi è materiale che arriva dall'Africa tra il V e il VI secolo. Altro piatto, un grande piatto, questo è un piatto liturgico chiaramente, con la figura del Cristo benedicente che noi abbiamo disegnato, e questo è un piatto notevole. È conosciuto soltanto un altro nella letteratura archeologica con questa figura ed è stato trovato a Siracusa, quindi vuol dire che era un pezzo di prestigio legato chiaramente alla liturgia, quindi al vescovo. Un unguentario. Questo unguentario serviva per tenere o l'olio sacro, quello della cresima probabilmente, o il vino che veniva usato per la messa. Quindi tutti i materiali che sono appunto legati alla liturgia e quindi al vescovo. Monete. Nel corso di questi anni sono state rinvenute oltre 4.000 monete, con le sualizzate, quindi in strato, molti erano gli spiccioli. Perché? Perché il vescovo favoriva le fiere, che erano annuali, di solito avvenivano in primavera. E quindi erano necessari per gli acquisti, soprattutto gli spiccioli, e sono stati trovati in grande quantità, soprattutto gli spiccioli. Poi ancora sempre sigillata con i segni cristiani, addirittura delle anfore con i titoli picti, cioè con i segni dipinti, tutti ancora connotati con la croce, mattoni, quindi tutto parla soprattutto in funzione del vescovo. E quindi abbiamo un riscontro tra documentazione archeologica e fonti letterarie. Questo è un fatto estremamente interessante perché la storia si ricostruisce con i documenti archeologici, ma si ricostruisce soprattutto attraverso le fonti letterarie. Ma da, come
con l'unione tra le due cose, allora il quadro è ancora più evidente, più chiaro. Qui vedete insieme le lucerne di importazione e le lucerne di imitazione locale. Arrivano, e poi naturalmente la richiesta è molto forte, non bastano i prodotti di importazione che peraltro costano anche di più e si fabbricano localmente. Dai crolli a un certo punto, nella seconda metà del VI secolo, probabilmente anche in seguito alla guerra gotica, ci saranno degli scontri, ci saranno stati degli scontri, però la città non viene distrutta. Alcune case crollano e nei crolli sono stati trovati anche degli oggetti di grande prestigio. Questa moneta d'oro di Giustiniano, un Trevisse, della zecca di Costantinopoli, quindi c'era gente che poteva permettersi di avere le monete d'oro, difficile trovare, forse questa è la prima moneta d'oro che è stata trovata ad Egnazia, per fortuna l'hanno trovata gli archeologi, e quindi ci dà una testimonianza di questi commerci, di questi contatti con Giustiniano, quindi con la corte imperiale. Ancora, sempre la città tanto antica, siamo sempre nel VI secolo, c'è un settore, questa è la via Traiana, c'è un settore produttivo interessante, quindi si produce alla fine del VI secolo. Sono state trovate delle fornaci, eccole, dove si produceva ceramica da mensa e da dispensa e ceramica comune, probabilmente per l'autoconsumo. Ecco i fornaci, e questi sono i materiali. Siamo stati fortunati anche in questo caso perché la fornace è implosa, probabilmente un cattivo tiraggio, oppure hanno dato fuoco più di quello che era necessario, è implosa e i materiali sono rimasti all'interno. Per cui abbiamo queste brocchette che ci hanno permesso di datare un tipo di ceramica molto difficilmente databile. Questa ceramica a bande, prodotta ad Egnazia. Quindi alla fine del VI secolo, abbiamo dei dati di scavo importanti per datare queste fornaci a quel periodo, si produceva ancora, quindi dopo la guerra greco-gotica. Si pensava che allora non sia stata distrutta Egnazia, e Egnazia non viene distrutta allora, anzi è una città molto importante. Sempre un'altra fornace, questa è la ceramica comune che viene prodotta nella città. Le pentole che servivano, appunto. Venivano prodotte anche lucerne, questa arriva dall'Africa, molto interessante perché c'è una figura maschile armata, una sorta di centurione. Come vi dicevo prima, dopo la guerra greco-gotica probabilmente c'è stato qualcosa, quindi sono crollati degli edifici e in uno di questi edifici abbiamo trovato questo oggetto prezioso che ritenevamo un unicum, ma che in realtà non lo è, e questo lo rende ancora più prestigioso. È un anello. È un anello che ha come castone un'edicola. È l'edicola del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Quindi è un anello simbolico legato chiaramente, probabilmente al vescovo. Però come è arrivato ad Egnazia? È arrivato o attraverso il porto o attraverso la Traiana. La Traiana portava Brindisi e noi sappiamo che c'è passato il pellegrino di Bordeaux da Egnazia e quindi probabilmente dalla Terra Santa qualche pellegrino lo doveva portare in Francia, dove abbiamo trovato il maggior numero di anelli di questo tipo. Quindi anche questo è un fatto di grande interesse e di oro, tutti questi globetti terminati proprio, ed è un oggetto di grande prestigio.
anche simbolico. Ecco, guardate gli altri anelli che siamo riusciti a rintracciare. Quando l'abbiamo trovato ci sembrava un unicum, non c'erano confronti, ma poi cercando abbiamo trovato al Louvre questo anello di fabbrica merovingia. Quindi probabilmente il modello viene dalla Palestina e poi le fabbriche si specializzano in questa tipologia, soprattutto in Francia, probabilmente. L'ultima scoperta di questo tipo di anello è in questa tomba trovata nel 2002, quasi contestualmente al nostro scavo, la trovate contemporaneamente, di una signora nella Gallia Belgica, e anche questo è datato come il nostro nell'ultima parte del VI secolo d.C. Quindi abbiamo questa conferma che è un pezzo di grande importanza realizzato nel corso del VI secolo. Sempre in Francia c'era la riproduzione del Santo Sepolcro a Narbona e quindi probabilmente tutta questa oreficeria si è sviluppata anche per questo, perché c'era questo momento. E questo fatto è molto interessante perché questo tipo di anello con edicola è stato utilizzato anche nel mondo ebraico, ma più tardi. E quello che vedete qui come tastone è il Tempio di Gerusalemme, quello che hanno distrutto dai Romani. Quindi c'è anche continuità in questo. Ancora la città tardoantica, sempre più estesa, nell'area del foro ci sono le terme, questa è una scoperta di 2 anni fa, vengono dismesse nel V secolo e su queste terme si impianta un settore per la produzione. Abbiamo trovato produzione di metalli, di ceramica e soprattutto di calce. C'è una calicara, quindi nel VI secolo c'era bisogno di costruire edifici. Si smontavano gli edifici antichi e con quella calce si costruivano gli edifici del vescovo. Queste sono le terme che, alle quali si accedeva attraverso la via Traiana, che abbiamo trovato al di sotto di una via più tarda che serviva invece le officine tardoantiche. Questo è il settore produttivo. Questa è la grande calcara, ancora piena di frammenti di pietra che servivano poi per fare la calce. Ah, questa è la calcara. E adesso arriviamo, forse abbiamo perso molto tempo, però molto brevemente vi dico del castrum dell'Acropoli. Abbiamo visto quanto era grande questa città nel VI secolo. In questo periodo viene costruita la fortificazione. La fortificazione è questa. E questo è il cosiddetto castrum, questo ambiente quadrangolare che è stato finora ritenuto da alcuni del X secolo, da altri del periodo longobardo. In realtà non è né del X secolo né del periodo longobardo, perché nel X secolo le mura non si costruivano più così come invece le conosciamo noi nella fortificazione di Ignazia. Né è una sala longobarda come veniva ritenuta, perché di longobardo sull'Acropoli noi non abbiamo trovato niente, assolutamente. Quindi è qualcos'altro. Che cosa può essere? Noi sappiamo della presenza bizantina nell'area, nel territorio di Bari e Brindisi, che questa presenza è attestata fino alla scrizione di Costante II nel 663. Quindi intorno alla seconda metà del VII secolo noi sappiamo che stanno i bizantini. E questa è una guarnigione, la sede di una guarnigione bizantina. Costante conquista tutte le città
appunto della costa tra Bari e Brindisi, fino alla controffensiva longobarda che è guidata da Romualdo negli anni 80 del VII secolo. Quindi in questo periodo, tra il 663 e la seconda metà del VII secolo, viene costruita questa fortificazione con il relativo castrum. Questa è un'acquisizione proprio dell'ultimo anno, un mio allievo l'ha studiata, ha fatto la sua tesi di laurea, ha raccolto, ha fatto il rilievo di quest'area, per cui siamo quasi certi, bisognerà continuare lo scavo, ma siamo certi, quasi certi, che la fortificazione è stata costruita nel corso del VI secolo, prima della controffensiva longobarda, e l'abbiamo anche costruita, ricostruita, come vedremo. D'altronde noi abbiamo una serie di fonti dove vengono prescritti i modi di realizzazione sia delle fortificazioni che dei castra, attraverso proprio, come diceva Vito Bianchi, attraverso proprio il corpus iuris civis di Giustiniano. Sappiamo come dovevano essere costruite le fortificazioni. Inoltre, in un'opera di un anonimo bizantino, De Re Strategica, sappiamo come dovevano essere costruiti i forti, e qui ci troviamo, anche questa è della seconda metà del VI secolo. Dice che la posizione doveva essere in alto, cioè, e noi la troviamo sulla sommità della cova. Poi ci dovevano essere delle pietre già tagliate, perché non bisognava perdere tempo, bisognava trovare tutto lì. Il legname doveva essere accessibile, e a noi, per quanto riguarda le pietre, smontano la fortificazione statica e le pietre ce l'hanno lì. Devono essere impiegate preferibilmente, viene detto. Il legname viene dalla serra di Fasano, quindi il legname c'è. L'acqua, un'altra dei dettami, è quello che ci deve essere presenza di acqua. E noi sulla Copoli, nella zona del Castro, abbiamo trovato tre cisterne. Non c'è mai stato l'acquedotto di Ignazio, però pieno di cisterne con una falda straordinaria. Poi ancora, le mura devono essere alte dai 12 metri in poi, e qui ci siamo come altezza, e devono avere 3 metri di spessore. Ci devono essere delle pietre, e ci deve essere possibilità di accogliere la popolazione, non soltanto in caso di pericolo, ma ci possono essere dei nuclei abitati. Tutto questo noi lo troviamo sulla Copoli di Ignazio. Quindi ci sono le prescrizioni che qui trovano un riscontro, e sono delle prescrizioni abbastanza interessanti. Sulla Copoli c'era un antico santuario, un santuario di età repubblicana, che viene riorganizzato in età tardo antica. Qui vengono costruiti dei vani di abitazione e di stoccaggio delle merci. Il porto è attivo per tutto il periodo bizantino, altrimenti la fortificazione non la fanno. I bizantini prendono la costa, come abbiamo detto, e fortificano soprattutto per difendersi dall'interno di dove potevano arrivare i longobardi. Quindi abbiamo proprio tutti gli elementi per poter dire che è una fortificazione bizantina, oltre a quelli che vi ho già detto. Inoltre abbiamo trovato all'interno di questi box, chiamiamoli così più comodo, ancora una volta una moneta d'oro di Giustiniano. Di Longobardo non abbiamo trovato assolutamente niente. Abbiamo trovato questi stampini con elementi cristiani anche, che servivano, secondo alcuni, per il pane. Il vescovo, ancora una volta, con questi stampini contrassegnava il pane liturgico, però questi stampini potevano anche essere usati per la ceramica. Quindi la gente vive in questa fortificazione. L'altro elemento, di cui parleremo molto celermente, poi vi lascio, è il castrum, che è questo luogo
dove c'erano le funzioni amministrative. Naturalmente per qui è stato tutto distrutto. Può darsi che scendendo qualche cosa ancora riusciamo a trovare, però qui non viene molto fuori da questo. Anche qui la stessa tecnica edilizia che troviamo nella fortificazione, e poi c'è questo luogo di culto che è una piccola basilichetta con una iconostasi, quindi proprio secondo il rito bizantino, anche questa è realizzata secondo la maniera bizantina, che senz'altro può essere stata realizzata allora, ma può aver continuato a vivere anche successivamente. Sono state trovate anche monete d'oro. Ecco, questa è la fortificazione che si chiamava, queste fortificazioni le chiamiamo alto medievale, ma è bizantina, con la porta con l'accesso alle mura. Naturalmente sono usati tutti i blocchi di reimpiego della fortificazione missatica e anche colonne del tempio che vi ho mostrato poc'anzi, proprio realizzato sulla torre. Questo è l'edificio di culto che abbiamo intravisto prima, che si appoggia alla fortificazione, alla parete del castello, scusate, e che quindi può essere uno degli edifici più tardi che è stato realizzato, come ho detto bene, fortificazione. E questo è il castello, no? I confronti del castello, tutti datati al VI secolo. Uno trovato a Sevigne, il castello è quello che abbiamo visto poc'anzi, faccio vedere, è questo. Vedete i confronti, questo è di Sevigne, quindi in Sicilia, bizantino, VI secolo, datato. Questo invece è di Limisa, in Tunisia, ed è più vicino al nostro. E questo invece è di Neapolis, molte città con questo nome che le troviamo nel mondo romano, la nuova città, questo vuol dire anche Polignano, si è detto che era chiamata Neapolis, proprio la nuova città. E questa è una città della Sardegna, anche qui vedete il castrum, molto simile a quello nostro, anche questo di VI secolo. Questo è il castrum di Limisa, vedete le torri, veramente molto meglio conservato del nostro, però noi se mettiamo in alto quello che abbiamo nella base riusciamo ad arrivare a questi livelli di altezza. E questa è la ricostruzione del castrum di Ignazia sulla base degli elementi a nostra disposizione. Come vedete è molto vicino a quelli che abbiamo mostrato per confronto. E questa è la ricostruzione tridimensionale fatta sulla base di un rilievo effettuato proprio in occasione di questo studio e poi sulla base dei dati a nostra disposizione è stata possibile realizzare questa ricostruzione. Questo è il castrum vero e proprio. Ultima cosa, ma questo molto brevemente, si continua a vivere nel corso dei secoli ancora. Le tombe messapiche servono di abitazione nel periodo bizantino e alto medievale. Quindi la città continua a vivere, naturalmente non nelle stesse dimensioni che abbiamo visto a proposito del periodo bizantino del VI secolo, ma continua a vivere il territorio. Questo territorio di Fasano, verso cui si rivolge la fortificazione, le torri sono verso questo territorio, questo è un fatto molto interessante. I bizantini si sentivano sicuri sul mare, potevano arrivare le navi amiche, e invece avevano paura di ciò che arrivava da terra e quindi avevano paura dei Longobardi. I Longobardi che sono attestati, questa è la carta della frequentazione nel periodo tardo antico, 19 per ora villaggi rupestri, quindi erano delle entità deliche, delle piccole, dei piccoli aggregati, insediamenti,
luoghi di culto che probabilmente continuano a dipendere dalla diocesi di Egnazia, fino a che la diocesi di Egnazia si trasferisce a Monopoli nell'undecimo secolo. Quindi allora finisce questa vita importante, perché c'è il trasferimento della diocesi appunto a Monopoli, anche qui come quella di Brindisi. Brindisi va ad Oria, Oria è un caposanto longobardo, poi ritorna a Brindisi, aggrega Monopoli probabilmente e ingloba anche la diocesi di Egnazia. 19 appunto nuclei con luoghi di culto, e ve ne faccio vedere solo alcuni, ma questo è molto più esperto di me nella conoscenza il dottor Bianchi. Lama d'Antico, questa chiesa rupestre affrescata, continuano a vedere nel tempo poi questi nuclei, un'altra chiesa del territorio di Fasano, la chiesa di San Lorenzo, anche qui con questi affreschi straordinari. E questo è l'unico polo longobardo dell'area, questa masseria Settannibale con il tempietto longobardo. Perché longobardo? Perché c'è un'iscrizione che viene appunto riferita ad un periodo che va tra l'VIII e il IX secolo, e quindi rientra in quel mondo. I longobardi ormai bizantini si sono ristretti ad Egnazia, quindi Settannibale è territorio di Egnazia, molto vicino ad Egnazia. Ecco, questi sono gli affreschi del tempietto longobardo che presenta scene dell'Apocalisse. Degli straordinari affreschi, e con questo chiudo, spero di non avervi annoiato, che qualche cosa sia stato utile nella conoscenza del nostro territorio che è così ricco e importante. Bene, credo che non ci potesse essere inizio migliore per poter raccontare le vicende tanto antiche di questa città, che evidentemente anche nei secoli attuali, tra il 4, 5, 6, 7 secolo dopo Cristo, conferma quella che è una vocazione già adombrata in precedenza, cioè questa apertura verso l'Oriente, questa quasi dipendenza dall'Oriente, fatta di denari che provengono da Bisanzio, fatta di ceramiche, fatta di pellegrini che di passaggio dall'Oriente possono aver lasciato traccia tante materiali ceramico o oggetti preziosi come l'anello che abbiamo potuto ammirare precedentemente, che dunque reiterano una tradizione egnatina, di una vocazione egnatina verso l'Oriente che era già probabilmente fruibile tramite cosiddetti culti orientali di Ignazia, e cioè la dea Magna Mater Cibele, Attis, la dea Siria, che quindi si protraggono con questa vocazione orientale anche nell'accoglimento di un cristianesimo che era una religione orientale a tutti gli effetti, proveniva appunto dalla Terra Santa, dal vicino Oriente. E dunque se c'è qualcosa che davvero sembra caratterizzare questa città nella lettura storico-archeologica che se ne può fare, è questa sua, come dire, orientalizzazione, che magari sarebbe piaciuta molto, non so, Margherita di Ursenano, non lo so, mi ha tanto parlato di viaggi di Adriano, d'Oriente, eccetera. È interessante notare come, a dispetto di stereotipi, paradigmi talvolta ripetuti senza troppo costrutto, si possa comprendere come evidentemente anche in una guerra estremamente sanguinosa, cruenta, distruttiva, quale fu quella greco-gotica,
l'autorità vescovile accentrava le forze, le risorse che c'erano intorno a questo polo urbano, e ha consentito alla città di continuare a vivere, e a vivere non come un aggregato etnico di tipo minuscolo, rurale, ma come una vera e propria realtà urbana di notevole dimensione. Credo sia interessante notare anche un'altra cosa dall'analisi del castrum che abbiamo portato oggi per la prima volta al pubblico, definire bizantino a tutti gli effetti la fortificazione della Acropoli. Credo che a questo punto sia da andare ad approfondire anche le indagini della fine castrum che si trova a Canosa, altro centro importante sotto il profilo della diocesi, sotto il profilo della presenza del vescovo, e che per alcuni aspetti, come per esempio le torri, come per esempio l'assetto iconografico, la planimetria, presenta alcune affinità con Ignazio che mi sono venuti subito alla mente, anche così ricordando un piccolo intervento, una pubblicazione che è stata fatta in un libro dell'editore Peppino Porticelli, e cioè il sistema federiciano dei castelli, il pubblico federico secondo il sistema dei castelli, in cui si trattava anche in un capitolo della fortezza di Canosa, e quindi a questo punto credo che si possa provare anche a istituire dei paradisi o a degli scavi. La professoressa Cassano, d'altro canto, prima di approfondire gli studi su Ignazio, è stata a lungo impegnata su Canosa, che ricordiamo, chi non ricorda di noi, la straordinaria mostra Principi, Imperatori, Vescovi, che fu curata proprio dalla professoressa Cassano nei primi anni 90, e che è stato davvero qualcosa di estremamente moderno e sotto il profilo scientifico perfetta. Quindi è stato davvero un esempio di come si possa realizzare e coniugare un evento per il grande pubblico e allo stesso tempo l'approfondimento scientifico. La professoressa è stata tanto esperta di allestimenti di questo genere, ricordiamo anche andare per mare, la stessa mostra su Federico II del 95 con cui collaborò insieme alla Cava Magnana. Quindi questa carrellata insomma su Ignazio mi ha fatto venire in mente questo tipo di riflessioni. Adesso inviterei anche il pubblico, che credo sia stato particolarmente interessato da questa esposizione, a porre eventualmente dei quesiti o a fare delle riflessioni su quanto abbiamo potuto ampliare qui, insomma, in questa oretta di pomeriggio trascorso insieme. La fornace, la calcata, questa è la cosa interessante, che dopo la guerra di Corea si produce a Ignazio, questa è la cosa nuova, ecco, e non tirando la datazione, ma quello che abbiamo gli elementi di scavo, la ceramica, perché è importante, perché è la cosa che serviva per vivere, si mangiava in quei piatti, si cucinava in quei piatti, quindi è importante la ceramica perché è un sinonimo di vita, non è una ceramica dipinta, bella, che può servire così in maniera estetica per la gioia degli occhi, ma serviva per poterci vivere, e la ceramica ci aiuta molto nella datazione, nella cronologia. C'è un elemento
Brindisi, Brindisi è molto vicina, durante il periodo delle lotte tra bizantini e longobardi viene trasferita ad Oria. Oria è un centro del Brindisino connotato in maniera forte come longobarda. Ad un certo punto il vescovo, però, a un certo punto, nel X secolo, ritorna a Brindisi e aggrega la diocesi di Monopoli. Nel X secolo Ignazia dipende da Monopoli, la diocesi si trasferisce a Monopoli. Può darsi che Brindisi abbia inglobato Ignazia per un certo periodo e che poi Ignazia ricompaia a Monopoli nel X secolo. Però ecco, qui andiamo sulla fantasia, non abbiamo dei dati certi. Siccome quella di Brindisi va d'Oria, poi torna a Brindisi e ingloba Monopoli, possiamo pensare, visto che tra Monopoli e Brindisi c'è Ignazia, che era una grande diocesi che vive in maniera forte almeno fino al X secolo, stando ai villaggi rupestri del territorio, si può pensare a una cosa del genere, ma questo è tutto da verificare. Almeno fonti che io sappia non ce n'è. Devo chiedere come sono. A livello di liturgia, che cosa... Qual è la cosa più difficile? L'unica cosa che sposta verso il bizantino, che anche più avanzato rispetto a quello del sesto della Basilica Episcopale di Ignazia, è questo luogo di culto sull'acropoli che si addossa alla fortificazione, e questo ha delle connotazioni bizantine più tarde. Ecco, quello però, la liturgia bizantina più tardi con ostasi, che è tipica degli edifici bizantini, si può pensare, però allo stato attuale, vuol dire che questo va scavato, l'acropoli va scavato. Forse potremmo avere degli atti più certi. È mai stata di lingua greca in qualche modo? E questo non lo sappiamo. Non lo sappiamo, non perché... niente che... No, per quanto lo sappiamo della diocesi, noi abbiamo la diocesi di Ignazia attestata da questo Ufenzio, con le date 501-502. E poi abbiamo Canosa attestata da Sabino, che è un vescovo importantissimo. Anche egli ha dei fortissimi rapporti con l'Oriente. Mentre per Ignazia si giustificano i rapporti con l'Oriente, sul mare, quindi. Per Canosa è ancora più difficile, però c'è la strada, c'è la Traiana. Un elemento che hanno in comune le due città, la strada. La strada che porta da Roma a Brindisi, che attraversa Canosa e poi attraversa Ignazia. Il pellegrinaggio, via dei pellegrini. Ho citato il pellegrino di Bordeaux, che è uno dei primi ad attraversare, che va dalla Palestina, appunto va a Bordeaux, dopo essere andato in Palestina, fa il viaggio di andata e ritorno e visita molte città, ci dà appunto testimonianze di questa sua. Però per la lingua, per la liturgia, bisognerebbe vedere le fonti letterarie del periodo, che cosa ci dicono. Anche quello va studiato insieme a filologo, sicuramente ci saranno, io non le conosco. E i ritrovamenti, diciamo, recenti più o meno nel soccorso della cattedrale, in qualche modo. Quali? I bari? Le ultime cose. E i bari? Anche quelli sono di sesto secolo, alcuni. Anche quello, di sesto secolo, abbiamo detto che anche Costante II, imperatore bizantino, almeno fino alla metà del VII secolo, riesce a tenere queste città da Bari a Brindisi almeno, quindi c'è una forte spinta influenza bizantina. Almeno il professor Corsi dice che Bari fa parte di queste città bizantine. Il professor Corsi è uno storico, studia queste cose, che diceva tutte le motivazioni per poter asserire questo. Il progetto si chiama Dallo scavo alla valorizzazione. Sì. Riguardo quest'ultimo elemento, volevo sapere se è in programma la realizzazione di un parco archeologico. Allora, il parco archeologico già c'è,
all'inizio moderno. Chiaramente col tempo i pannelli insomma, andrebbero rivisti e si pensa di poter appunto intervenire in questo. Purtroppo la situazione economica dell'Italia in generale, della Puglia anche, non è delle più felici, per cui adesso si sta riallestendo il museo di Ignazia e quindi si cercherà di correlare l'archeologia del parco con i documenti che vanno invece musealizzati e quindi in questo modo si cercherà di valorizzare tutto il complesso. Questo mi sembra molto interessante fare una riflessione proprio sui nuovi assetti urbani che avvengono in questo periodo. Cioè la città si trasforma completamente, la città antica cambia completamente il mondo. Questo in parte in seguito, come è stato ben illustrato, dalla guerra greco-gotica e tutto quello che ne consegue, carestie, epidemie, eccetera, che svuotano fortemente le città. Quindi di fatto poi si vanno ad aggregare evidentemente i punti più, cioè meno estesi rispetto alla cerchia più. E questo lo vediamo, io credo, anche appunto negli esempi danesi, degli esempi Barletta, la stessa Canosa. Cioè vediamo che in questo periodo c'è un restringimento. Questo è un tipico. E guarda caso, non si va ad attestare sui vecchi centri del potere, il foro, eccetera, ma si crea delle aree che sono altre rispetto agli antichi centri del potere. Quindi questa è una prima riflessione che mi sembra interessante, su cui si può anche molto lavorare, anche sui tessuti delle città che hanno continuato poi come vita fino ai nostri giorni. E poi un'altra suggestione che adesso guardando il custom mi è venuta, che ve la sottopongo per avere una volta per continuare a darci del tutto. Guardando proprio l'impianto del castro, mi è venuto in mente proprio la facciata del San Nicola, perché non dobbiamo dimenticare che quella è l'area del castro bizantino, e che quindi questo, per esempio, andando a verificare determinate dimensioni della prova, eccetera, potremmo fare anche forse qualche riflessione in analogia con l'impianto, per esempio, del San Nicola, perché evidentemente in quell'area ci dovrà essere anche una struttura fortificata sul modello di quello che abbiamo visto. Vicino al mare, però. Vicino al mare, quando abbiamo inventato quello è un'anzi, certo. Mare di chiamare, che evidentemente andava molto più assolutamente. Quello che vediamo. Questa suggestione veramente mi fa molto piacere di averla, perché veramente non ci avevo pensato, però è molto interessante. Bari, bizantina fino a tardi, insomma, Bari, almeno fino alla notte di Costante II, bizantina. Poi c'è la seconda ondata, che ad Ignazia bisogna verificare, chiaramente. Certo, non finisce tutto con la prima fase, continua. E noi sappiamo, abbiamo trovato forme di vita sulla Copoli ancora nell'undicesimo secolo. La cosa interessante è di Ignazia, questo l'abbiamo potuto verificare, che non c'è contrazione della città. Noi abbiamo scavato lì, io pensavo in primo momento, quando ho cominciato a scavare, ho detto abbiamo beccato la zona vicino al porto, quella continua a vivere, però il resto della città sarà stata abbandonata. No, dovunque abbiamo scavato ormai in diversi punti, c'è continuità di vita fino alla fine del sesto. Fino alla fine del sesto. Quindi questa cosa è straordinaria, cioè non c'è un restringimento. Arthur dice anche a Otranto c'è un restringimento. Qui forse abbiamo beccato le parti che continuano a vivere, non sappiamo per il resto, ma anche nell'area del foro che noi stiamo cercando abbiamo trovato, perché naturalmente si comincia dall'alto e poi si scende via via, il foro l'abbiamo trovato, ma abbiamo trovato un impianto, un'officina metallurgica di V secolo, dove abbiamo trovato centinaia di chiodi, quindi facevano i chiodi, alcuni lavorati, altri semilavorati. Quindi nel VI secolo ci abbiamo in diversi punti
questa vita, questa vitalità straordinaria. E abbiamo trovato la limonite che serve per il ferro, proprio il minerale, che veniva, non più veniva proprio dall'erba. Noi abbiamo trovato i grumi. Di dove veniva? Probabilmente dal Salento. Non lo sappiamo, ma per dire, c'è una vitalità incredibile. Questa è una cosa che ci ha lasciato sorpresi, piacevolmente sorpresi. Le altre città diventano piccole, infatti non pensavamo, quando abbiamo cominciato a lavorare. La gente va, se ne va dalla città, la città viene, si spopola, vanno a vivere sull'acropoli e vanno a vivere nelle tombe messapide che vengono riadattate. No? Noi nella piazza Porticata abbiamo trovato fino al VI secolo documenti, nel foro documenti nel VI secolo, nelle terme vivono fino al VI secolo, addirittura anche agli inizi del VII. Le fornaci nell'area sud della Traiana funzionano fino alla fine del VI secolo, abbiamo trovato che proprio implodono. Quindi dappertutto dove abbiamo messo le mani. Per carità, può darsi che quello fosse il centro e tutto lì comincia e finisce. Però è sintomatico questo fatto, che laddove era stato scavato e noi abbiamo cercato di approfondire, abbiamo trovato che la città si sovrappone completamente. La città del Sesto si sovrappone alla città romana, perfettamente. Quindi questo è un fatto di grande interesse. Quindi possiamo dire poi il fatto. No. Possiamo dire che praticamente la metà del VI la città è come dire, diciamo brillante, vive in maniera brillante. Però anche dopo. E poi dopo, dalla metà del VI in poi comincia un lento declino che poi arriva fino al VII. E... Però nella seconda metà del VI noi abbiamo trovato l'anello d'oro, abbiamo trovato le monete di Giustiniano d'oro, abbiamo trovato delle officine che funzionano di produzione, quindi non penso. Una vita, cioè non sarà brillante, però non è nemmeno una vita stentata, perché noi non sappiamo la stessa cosa di città come Bari, perché Bari è una città pluristratificata, quindi non è stato fatto lo scavo per estensione, la fortuna che abbiamo potuto avere del Nanzen, che abbiamo fatto gli scavi per estensione, quindi abbiamo trovato veramente zone, abbiamo lavorato su ampie zone, una città come Canosa. È difficile trovare per Bari, proprio tutte le città, i centri storici importanti, ci danno più difficoltà. Lì siamo stati fortunati, il parco archeologico, quindi abbiamo potuto fare quello che abbiamo voluto. Però, che ne sappiamo? Noi abbiamo quest'idea di Bari, sì, certamente, anche se di Bari romani sappiamo due poco, non è che sappiamo neanche. Lì abbiamo Ignazia Romana e Ignazia Tardo Antica e Ignazia Tardo Antica si sovrappone perfettamente laddove noi abbiamo fatto le indagini, per carità, perfettamente alla città romana. Non c'è un restringimento. All'inizio pensavamo questo. Pensavamo se ne vanno tutti sulla Copoli, no? Sulla Copoli arrivano materiali fino alla fine del VI, il porto, l'attività del porto. Che è la cosa più importante, se funziona fino alla fine del VI, almeno lì si fermano le nostre conoscenze. Il porto attivo fino a quel periodo ti giustifica anche la fortificazione. Aggiungerei anche a queste evidenze archeologiche il supporto degli itinerari, tra l'altro, che sono partiti da quella. Lo stesso Anonimo Ravennate, della sua cosmografia, che risale al trentennio finale del VII secolo d.C., cioè tra il 670 e il 700 circa d.C., non manca di menzionare proprio il porto di Ignazia nel ragguaglio di un itinerario costiero compiuto attraverso tutto il litorale italico. Dunque, è una sorta di supporto a questi piccoli cenni che però rimanevano un po' fini a se stessi fino ad oggi, fino a quando non c'è stata la ricerca archeologica che ha dato davvero, ha corroborato insomma queste ombre che qua e là spuntano. No, erano dei flash. Dei flash che noi abbiamo potuto adesso rimpinguare. Questo, l'archeologia deve servire a questo. Cioè le fonti letterarie sono
d'altronde Ignazia parla Orazio, la vede quando va a Corinne, Silvia che è famoso, non so se voi l'avete studiato, quello della Quinta Satira, il viaggio che Orazio fa da Roma a Corinne per imbarcarsi in Oriente, e la vede da lontano, vede dei fuochi sull'Acropoli, quindi è una città che passa per la strada, via Traiana, attraversa Ignazia. Quindi le fonti letterarie sono notevoli. Chiaramente le fonti letterarie sono un'ossatura, e poi c'è la cultura materiale, la cultura artistica, c'è tutto l'insieme, c'è la città, ci sono i monumenti che poi fanno il resto. Per ricostruire la storia bisogna ricostruirla con una serie di documenti. La ricostruzione deve essere globale, altrimenti non funziona. Solo le fonti, o solo l'archeologia, o solo il monumento non servono a niente. Tutte queste cose devono interagire, e allora noi abbiamo un quadro, altrimenti potremmo dire un sacco di cose inesatte. Ecco perché l'archeologia, sì, il gusto della scoperta, però non deve essere fine a se stesso, deve rientrare in un quadro più ampio della ricerca del mondo antico, della conoscenza del mondo antico, quella che ci può aiutare a capire anche il nostro presente, solo in questo senso, altrimenti diciamo tante belle cose spaccate dal reale. Signora, posso dire? Sono qui per questo. Qualche... abbiamo ascoltato soprattutto la paura dei longobardi, no? Le difese, oltre se Pannibale, qualche altro, lei ha parlato di tracce di insediamenti in Puglia. Io sto parlando del territorio di Fasano, perché Ignazia è quel territorio, io quindi parlavo di questo territorio, la Puglia, poi c'è il confine nel superpennino d'Aulio tra il mondo bizantino e il mondo longobardo, lì abbiamo delle, sì. Tutto nel superpennino d'Aulio, tante. Ricordo, signora, molti anni fa, ma visitammo in territorio di Ottiliano, la masseria del Purgatorio, la chiesa di Santa Polinare. Sì, la conosco. Nino, ricordo questo, quello che ci diceva Nino, in questa tomba del bambino sepolto con l'uovo, che era proprio un'abitudine, una consuetudine dei longobardi, con l'ipotesi che ci fosse là qualche piccolo insediamento. L'uovo è anche più antico, anche nel mondo classico, cioè sensato. Sì, probabilmente ci sono. Da qualche altra parte questo fatto di Rutigliano, di... Ma i longobardi ci sono stati. Piccoli, devono essere piccoli insediamenti, piccoli. Certo, come diceva il dottor Bianchi prima, loro vengono addirittura chiamati come mercenari dei bizantini, quindi sono i bizantini che li assoltano, e poi diventano importanti. Ducato di Benevento è straordinario. E i bizantini per questo ritengono, naturalmente, se il vescovo di Brindisi si fugge per andare ad Olbia, ecco, lì ci saranno le ragioni. Noi non abbiamo documenti della cultura materiale, neanche le monete, perché a me sarebbe piaciuto trovare i longobardi sulla Acropoli di Ignazia. Non c'è una moneta, ma nemmeno nel territorio, anche se Pannibale, che io sappia, monete longobarde, mentre siamo invasi da monete bizantine, invasi veramente, non abbiamo una ragione. Quindi molte volte noi andiamo anche per escursione. Finché non si conosce bene tutto il territorio, noi non possiamo mai assolutizzare. Anche questo è un messaggio che io trasmetto ai giovani: di stare attenti, mai assolutizzare niente. Anche queste ipotesi del caso, per carità, noi abbiamo dei dati per cui pensiamo che sia bizantino, ma se dallo Stato vengono fuori delle altre cose, dobbiamo rivedere la nostra opinione. È tutto quanto
poco, veramente un campione, soltanto un campione, e non possiamo tirare delle somme definitive da un campione limitato. Bene, allora credo che possiamo chiudere questo nostro incontro e appuntamento.